周辺の地域の平和探偵を維持していく上で、まあ、いろんな意味で制約になってまいりました。Sono una serie di limitazioni sull'attività e sull'esercizio della forza militare che si riflettono per esempio su tutta una serie di questioni della partecipazione del Giappone a attività di operazioni, alle operazioni militari internazionali al ruolo delle forze armate giapponesi nel contesto delle alleanze militari presenti con gli Stati Uniti. Ma starate con l'IVA no? Senza e non c'è un sono io mi sono cascata se ho scosci di un 日本がアメリカとの安全保障条約に基づく同盟の関係でより日本が大きな役割を果たせるようにすること、それから国連などの平和、PKO、あるいはその他の国際的な活動により活発にですね、参加できるようにしようということが主眼であります。E quello che sta attualmente facendo il governo è quello di allentare queste autolimitazioni che si è imposto in passato il Giappone stesso, e questo per consentire ad esempio al Giappone di avere un ruolo maggiore nell'alleanza con gli Stati Uniti. E su un altro versante è quello di poter rendere più facile la partecipazione per esempio alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite o anche a operazioni di per il mantenimento della sicurezza condotte da altri soggetti diversi dalle Nazioni Unite. そういう意味では、1990年に湾岸戦争があって、その後で日本は国内的な大議論の結果、自衛隊をですね、国連の PKO なんかに参加できるようにしてまいりました。その後も、アフガニスタン、イラク、いろんなところでですね、その関係で日本は国際的な活動に参加をしてきました。でその間、政府、日本国内ではですね、さらに日本が、経済力に似合った役割をですね、そういう分野でも果たせるようにするためには、何をすればいいだろうかという議論がずっと行ってきました。まさに今回の法制というのもですね、そういう議論の、そういう考え方の延長線上に立った、そういう延長線上に立って新しい状況を踏まえて行われたものであります。Il dibattito sulla legislazione della sicurezza non nasce improvviso in questi ultimi pochi anni, in realtà un dibattito che si è sviluppato sin dalla prima guerra del Golfo, quando si è dibattuto su che modo il Giappone poteva partecipare in operazioni di pace e stabilità internazionali. Questo ha portato alla revisione della legislazione che ha consentito in seguito al Giappone per esempio di partecipare a operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, pensiamo all'Afghanistan o all'Iraq negli anni 2000. Ogni volta in cui si presentava una situazione internazionale che richiedeva la partecipazione del Giappone, il governo giapponese ha sempre riflettuto su come poter fare in modo che il Giappone potesse contribuire anche da un punto di vista militare in una maniera proporzionale al peso che aveva il Giappone come potenza economica. E diciamo che il dibattito attuale sulla legislazione quindi si pone proprio su questa linea di continuità, continuità di questo dibattito che dura già da anni. したがって先ほどお話しましたように東アジアの安全保障環境が変わって日本国民がですね、目に見える形で、いわゆる脅威を感じるようになった、その突発的なですね、反応として今回のような安全保障法制の整備をしようとしているわけではありません。Quello che cambia nella percezione di quello che sta succedendo in Giappone è il fatto che in questi ultimi pochi anni il contesto strategico in Asia orientale è diventato molto più teso, e questo ha comportato una maggiore coscienza dei giapponesi nei confronti delle problematiche della sicurezza. Però non bisogna cadere nell'equivoco di pensare che siano proprio queste improvvisamente mutate condizioni questo improvvisamente mutato contesto tecnico aver portato improvvisamente a riflettere sulla nuova legislazione sulla sicurezza. ただもちろん安全保障法制を整備して日本の能力というものをより発揮できるようにするためには、まさに今の安全保障環境のもとでどういうことが必
要だろうかという検討は行った結果であります。Ciò non toglie che il dibattito attuale sia chiaramente influenzato su da quello che sta succedendo in questi ultimi anni e quindi su quali siano le necessità della legislazione sulla sicurezza della BTS in Giappone. E personalmente anch'io ho avuto un mio ruolo all'interno del dibattito nel governo giapponese su come modificare la legislazione per maggiore intervento del Giappone stesso. Ma そういう私の経験からするとですね、今回の国会に出された税法処方制というのは非常に大きな前進だと思っております。 E proprio in base a questa mia esperienza anche personale credo che la revisione della legislazione che sta passando in questo momento sia un grande passo in avanti. ただ同時にですね、じゃあイタリアが NATOの同盟国と何ができるか、あるいはイタリアが国連などで適用に参加した時に何ができるのかということと比較をしますとですね、まだ日本の方がはるかに制約が多いということも事実であります。Ma con tutto ciò voglio ricordare che con tutte le riforme che si stanno affrontando, se noi paragoniamo quello che può fare per esempio l'Italia in seno alla NATO oppure in seno a un'operazione di peacekeeping delle Nazioni Unite, il Giappone ha ancora restrizioni maggiori rispetto a quello che può fare adesso l'Italia. Ma そういう意味で非常に大きく変わったとも言えますし、同時に日本の基本的なですね、理念と日本の基本的な姿勢は変わってないとも言えます。 ただ一つ強調したいのは、やはり日本として国際社会の中でより大きな役割を果たしていきたいと、過去数十年間ずっとですね、これはどの政権であってもそうだったと思いますが、そういう気持ちで日本政府はいろいろ努力をしてきましたけれども、そこの部分は変わっていないということだと思います。 La filosofia della politica estera giapponese basata sulla pace. Quello che invece sta veramente cambiando è l'approccio sempre più propositivo nei confronti per avere un maggior ruolo maggiormente attivo nel Giappone e nel contesto internazionale. Comunque sulla riforma della legislazione giapponese e si tratta di argomenti abbastanza tecnici del report che ho preparato, alla fine ci sono dei riferimenti. Non voglio monopolizzare tutto il dibattito, quindi puoi terminare qui.